Impianti elettrici. E se potessimo alimentare da soli quelli di casa nostra? Noi abbiamo sperimentato un metodo. Andiamo a provare con i bergamaschi se è efficace. Sai da che cosa ha alimentato l'impianto elettrico di casa tua? Sinceramente no, non me ne intendo tanto. Qualche compagnia che lo alimenta. Da un generatore? La corrente elettrica. Conosci quindi delle fonti che producono energia elettrica? Sole, acqua e aria. Pannelli solari, le centrali idroelettriche. Sì, sì. Dove è in Valgoglio, mi sembra. Non ne ho la più pallida idea. Io ho fatto la terza media e basta. Rimaniamo sulle fonti di energia rinnovabili. Secondo una ricerca di alcuni scienziati irlandesi della Limerick University, nelle lacrime sono presenti delle proteine che, sottoposte ad una certa pressione, producono dell'energia elettrica. Che cosa ne pensi? Dovremmo piangere un po' di più tutte. Non lo so. Nelle lacrime? Sarebbe fantastico. Facciamo piangere tutti allora, perché servono le cose rinnovabili. Vorresti per caso aiutare la ricerca? Sì, piangendo. Sei con voi? Sì, con altri no però. Allora, dimostriamo le ricerche condotte dall'università irlandese. Abbiamo il nostro tecnico che è dotato di una cipolla, uno strumento che servirà per raccogliere il materiale di cui abbiamo bisogno. Il tecnico provvederà a porre la cipolla al di sotto del tuo occhio. Ok, possiamo osservare i primi effetti, le lacrime che stanno scendendo. Abbiamo un power bank, proviamo ora a caricarlo. Funziona? Aia, non funziona. Non siamo riusciti a caricarlo. E secondo te è meglio rimanere con i nostri impianti elettrici tradizionali? Per ora ci troviamo bene con questi, ma se riusciamo a trovare qualcosa che aiuti l'ambiente, è meglio trovarlo il prima possibile. Queste sono le lacrime versate direttamente dai nostri intervistati, ma i risultati non sono stati molto promettenti. Quindi, mentre aspettiamo il futuro, è meglio rimanere fedeli ai nostri impianti elettrici tradizionali.